È arrivato il momento del consueto collegamento social su alcune novità che sarebbero emerse dopo l'esame necroscopico fatto dallo zooprofilattico di Isernia su Juan Carrito, l'orso morto in un incidente stradale una decina di giorni fa. Vedo già collegato Luca Pompei, che saluto. Ciao Luca. Ciao Paolo, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Dicevi bene, novità, novità che giungono appunto dall'esame necroscopico effettuato presso l'Istituto Zooprofilattico di Isernia sulla carcassa del povero Juan Carrito, come ricorderete, travolto ed ucciso da un'automobile nei pressi del cimitero di Castel di Sangro lo scorso 23 gennaio. Novità che vengono sostanzialmente rivelate sui social dal noto zoologo Paolo Forconi, che dice che da questo esame è risultato che Juan Carrito era cieco all'occhio destro e che quindi in qualche modo questo non gli avrebbe consentito di scorgere l'autovettura che stava arrivando, pare anche a velocità sostenuta. Ma non è questo tanto il tema da affrontare quanto quello, dice Paolo Forconi, legato alla cura che il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise riservava all'orsetto che tanto aveva fatto innamorare non solo gli abruzzesi, ma un po' tutta l'opinione pubblica italiana per le sue scorribande, per la sua intraprendenza. Anni fa era stata curata un'orsa, l'orsa Yoga, con tanto di intervento chirurgico proprio per le stesse problematiche di Juan Carrito, e ci si chiede perché questo non è avvenuto con Juan Carrito. C'è poi l'elemento della radiocollare, Paolo, perché tempo fa gli era stato tolto il radiocollare perché gli creava delle ferite estremamente dolorose al collo, ma non è stato sostituito. In realtà ci sarebbero dei radiocollari meno invasivi che potevano essere applicati sull'orso e quindi in qualche modo monitorare i suoi spostamenti e intervenire prima che accadesse il fattaccio lo scorso 23 gennaio. Invece Juan Carrito era senza radiocollare. In sostanza, Paolo, sono elementi che, secondo Paolo Forconi, fanno emergere una scarsa cura da parte dei veterinari del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise nei confronti di quest'orso tanto amato. Forconi in qualche modo concede le sue valutazioni e il suo sfogo ai social. Noi l'abbiamo ritenute interessante. L'abbiamo rilanciata anche sulla nostra pagina social di Facebook e su Instagram, e sono tanti, tantissimi i commenti a tal proposito. Aspettiamo ovviamente reazioni da parte del Parco Nazionale perché faccia in qualche modo chiarezza su tutto questo e venga sgombrato il campo da tutti quelli che possono essere i dubbi su una possibile incuria nei confronti del tanto amato Juan Carrito. Staremo a vedere. A te, Paolo.